Continua il susseguirsi di ospiti all'interno dello studio dell'EIMA Web TV e con me in questo momento ci sono Lazzaro Bogliari, che è il presidente di Umbria Friere, e Carlo Bisaglia, che è del CREA. Dico bene? Ho sbagliato, presidente, ho sbagliato. Umbria Friere. Posso iniziare col presidente, Carlo? Mi lasci? Assolutamente. Allora, quando ci sarà la fiera bella che piace a noi, che è quella Agri Umbria, agricoltura, zootecnia, alimentazione, sì, mostra nazionale. Mostra nazionale, ormai alla 53esima edizione, si terrà il 1, 2, 3 aprile del 2022. Diciamo che è una fiera, sarà importantissima, perché dopo questi mesi di inattività abbiamo riprovato e abbiamo rifatto un'edizione straordinaria a settembre del 2021, che devo dire non ha avuto i classici numeri nostri, che con presenze importanti, però è stata una fiera di ripartenza e devo dire con grandi pareri positivi da parte degli espositori. Probabilmente il 2022 ritorniamo, speriamo, alla normalità, ma sarà un'occasione anche per parlare ancora di futuro, perché quando ci sono problemi bisogna parlare di futuro, non bisogna ritornare a quello che si faceva prima. Esatto, tante sono le tematiche affrontate in fiera, in particolare la zootecnia con, mi pare, razze bovine non solo italiane ma anche straniere, poi c'è il latte, un altro comparto importante. Sì, ci sono tutti, in particolare ci sono le rappresentanze dei bovini italiani da carne, oltre alla frisona, ai bovini da latte eccetera. Quest'anno poi, il 2022, come sempre ritorneranno le mostre nazionali, tra la mostra nazionale della Chianina, che è la razza con cui è nata 53 anni fa la fiera, della Romagnola, poi ci sarà la manifestazione nazionale delle due razze della Limousine e della Charolais. Questo significa che ci sarà un grande interesse da parte dell'Associazione Italiana Allevatori e di tutti gli allevatori, perché fra aste e concorsi credo che ci sarà un interesse particolare. Con cui avete una collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Allevatori? Assolutamente, sono i nostri primi partner, le associazioni di categoria e le associazioni degli allevatori sono i primi collaboratori di Agriumbria, perché il cuore di Agriumbria è la zootecnia. Certo. Poi viene la meccanizzazione e tutte le altre attrezzature, alimentazione eccetera, che fanno parte di questo mondo. Bene, l'appuntamento sarà dall'1 al 3 aprile del prossimo anno. Dottor Bisaglia, lei è un ricercatore, lei è del CREA. Sì. Posso chiedere che cos'è il CREA, per chi non lo sa chiaramente? Sì, sì. Beh, il CREA è un ente di ricerca che si occupa di tematiche agricole, è un importante ente di ricerca, perché sono circa 2000 le persone che lavorano all'interno del CREA, con aziende sperimentali per circa 5000 ettari, quindi una dimensione importante. Le tematiche sono più o meno tutte quelle relative all'agricoltura, quindi diciamo la distribuzione del CREA è nazionale in tutta Italia. Io in particolare invece sono all'interno di un centro che si occupa di tecnologia, quindi di meccanizzazione, ma in termini più estesi di tecnologia per l'agricoltura, e quindi si va dalle macchine per la produzione in campo fino alle tecnologie per la trasformazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli. Infatti un tema che abbiamo affrontato qui ad EIMA è proprio la meccanizzazione di precisione per una zootecnia sostenibile. Eh sì. Di cosa abbiamo parlato? Sì, direi che l'agricoltura, la zootecnia di precisione, ma la tecnologia in particolare, è evoluta verso la possibilità di essere come posso dire, meno muscolare, più intelligente nei confronti anche degli animali. Quindi diciamo la zootecnia di precisione si compone di tutta una serie di sensori, di strumenti, di macchine per migliorare l'efficienza della produzione, quindi sia dalla produzione in campo dei foraggi fino alla loro conservazione, fino alla loro distribuzione agli animali. Questi sensori o queste macchine hanno la possibilità di migliorare ad esempio la omogeneità della nutrizione degli animali. Ci sono anche poi dei sensori che hanno la possibilità di
osservare il comportamento degli animali, quindi fornire degli eventuali allarmi precoci su situazioni anomale, quindi dà l'opportunità all'allevatore di intervenire prima che un problema sia serio. Ecco, è un tema molto vasto, è un tema di cui si parla da un po' di anni. La sua, diciamo, diffusione all'interno delle aziende è lenta, perché ovviamente servono anche delle competenze nuove, no, da parte degli allevatori. Bisogna avere meno paura dell'informatica, se così posso dire. Però i giovani stanno lanciandosi in questa nuova avventura che sicuramente migliorerà l'efficienza sotto molti aspetti, sia quelli produttivi ma anche quelli energetici, anche il controllo dei reflui, che ad esempio possono destare, certo, un problema dal punto di vista ambientale. Però io ne approfitto della sua presenza, dottore, perché allora, i dati della FAO dicono che entro il 2030 si dovrà produrre anche più carne, si parla di un 13%, e in contemporanea, in parallelo, non dimentichiamo l'utilizzo dell'acqua che ha il settore. E queste saranno due scommesse non indifferenti da affrontare. Sì, infatti la zootecnia di precisione, in generale l'agricoltura di precisione, ha un motto che è fondamentale, che è produrre di più con meno. Quindi diciamo il compito di queste tecnologie, è un insieme di tecnologie, è proprio quello di aumentare l'efficienza, quindi riuscire a produrre quello che lei diceva, quindi più carne ma non solo, più latte, più uova. Sì, sì, si parla, diciamo, di un incremento del 26% tra tutto, sì, mi pare. Ecco. Per rimanere solo nell'ambito delle proteine animali. Lo si potrà fare diciamo solo aumentando l'efficienza, perché le superfici agrarie ormai quelle sono, cioè, o troviamo un altro pianeta che abbia le caratteristiche della Terra, ne perdiamo tutti gli anni, oltretutto, oppure miglioriamo l'efficienza del terreno che abbiamo messo a coltura adesso, e quindi la tecnologia ci può aiutare sicuramente. La grande distribuzione ha delle richieste specifiche, ma la qualità, la tracciabilità, il benessere degli animali, se voi guardate c'è tutta una un insieme di marchi di qualità che oggi il consumatore richiede, cioè direi che è un elemento di competitività ormai avere i certificati sul benessere o sulla qualità, sulla provenienza. Non dimentichiamo che i prodotti italiani sono prodotti il più delle volte con una denominazione di origine protetta, quindi diciamo noi italiani abbiamo un cibo che è un marchio, certo, nel mondo, un brand. La filiera deve essere tracciata. Quindi è anche nel nostro interesse, no? Perché, ci mancherebbe. Perché, anzi, dobbiamo difenderlo, soprattutto in fase comunitaria. Beh, quindi anche la blockchain, per esempio, la, sì, tecnologia aiuta in questo, va vista in quest'ottica di contribuire a rendere migliore la tracciabilità. Le fiere servono anche per questo, per parlare alla gente che poi lavora. Oh sì, ma noi non è solo esposizione, la nostra non fiera. Non è solo di festa, ecco. Non è solo una festa, anche se è una festa incredibile di campagna, ma è un'esposizione importante, con tante innovazioni, ma più che altro un'occasione per parlare di cultura, per parlare di formazione, per informare i giovani, per parlare di benessere animale, per parlare di sostenibilità ambientale. Questa è un po' sono i temi su cui noi da tantissimi anni stiamo lavorando, e poi anche lo stimolo che ci ha dato anche la conferenza di questa mattina creerà ulteriori occasioni per la prossima edizione per parlare ancora di più di meccanica di precisione, agricoltura di precisione. Significa che stai a casa con il computer e gestisci la tua azienda, una automazione. E tutte queste cose che ho detto prima invoglieranno i giovani a stare in agricoltura. Questo credo che sia uno dei temi più importanti da battere, proprio per fare in modo che i tanti giovani che sono molto preparati, io ritengo che sono superiori alle generazioni nostre, eccetera, se gli prospettiamo questo tipo di, sì, progetto, secondo me si avvicinano e restano in agricoltura. Allora facciamo l'ultima battuta: vuol dire anche tecnologia, gestione, vuol dire poi anche reddito? Beh, sì, microfono.
Sì, sicuramente vuol dire anche reddito, perché quando parliamo di efficienza parliamo di, ad esempio, produrre un chilo di carne utilizzando qualche grammo in meno di alimenti, vuol dire far andare delle macchine con l'energia elettrica che ci autoproduciamo piuttosto che utilizzare il gasolio. Quindi, diciamo, se mettiamo insieme tutti questi aspetti e rosicchiamo piccole percentuali, perché l'efficienza è la scienza dei piccoli numeri, ma se sommiamo tanti piccoli numeri possiamo arrivare a risparmi importanti. Io ho citato una ricerca prima durante il seminario in cui si è dimostrato come sia possibile aumentare l'efficienza anche del 50% se si toccano tutti i tasti giusti all'interno di un allevamento. Si possono ridurre gli sprechi del 20%, perché come parliamo di spreco alimentare per noi umani, tanto purtroppo, che purtroppo anche questa è una leva da utilizzare in futuro, ma avviene anche nelle aziende zootecniche, perché il fieno è muffito, perché ci sono stati degli sprechi di varia natura, su cui invece oggi potremmo intervenire in maniera più efficiente. Quindi sicuramente c'è anche il reddito. E poi potremmo anche ragionare in termini prospettici, no? Cioè, diciamo che il ragionamento che potremmo fare è questo: sappiamo che chi inquina paga. Un domani l'Unione Europea, ad esempio, potrebbe dire che chi invece favorisce la riduzione dell'inquinamento riceve. Sì, perché non è neanche un discorso tanto logico pagare, quindi, ma inquinare. Ecco, quindi un domani, diciamo così, se l'agricoltura farà dei passi che porteranno a dei benefici per tutta la società, ebbene tutta la società contribuirà affinché l'agricoltura continui a premiare chi fa sforzi positivi, certo, se vogliamo. Certo. Quindi io introdurrei anche proprio l'aspetto ambientale, non solo quello puramente produttivo. Come dicevo prima, l'approccio oggi è meno muscolare ed è più intellettuale, perché diciamo, bisogna ragionare proprio per prenderla questa efficienza, non è facile. No, mi piace molto questo termine muscolare, mi viene da dire è un approccio meno fassone, è vero, è un pochino più. Bene, allora, io ho anche una certa età, a me dicevano il primo guadagno è non sprecare. Certo. Torniamo a quei concetti, certo, vero? E parlando di muscolare posso citare anche una cosa simpatica, che ogni volta che noi inauguriamo Agriumbria diciamo che 53 anni fa è iniziata sollevando un vitellino e adesso sta sollevando un toro. Bene. Ma con queste tipologie, con queste metodologie eccetera, i tori se ne sollevano due contemporaneamente. Perfetto, ricordo dall'1 al 3 aprile 2022 Agriumbria, sono stati con noi il dottor Carlo Bisaglia del CREA e il simpaticissimo presidente di Umbria Fiere, Lazzaro Bogliari. Grazie.